Io parlo su YouTube. Comunque dovremmo essere in diretta. Fai che vedi, per favore. Possibile, vado a vedere. Ma Anche solo se... da me fa ancora caldissimo. No, anche qua ancora fa caldo. Però poco poco è rinfrescato. Però... Possibile. Già Si discorso. ritorna su Spire. Ok, prendiamo il controller. Dici che lo finiamo stasera. Siamo a metà gioco, non lo so, io per me blind. Ho visto che siamo a metà gioco, ma io non mi ero bloccato ai pirati. Tu sei ancora ai pirati, vero? Dei Caraibi però. Aspetta. Dai. Sì, comunque. Allora. Vediamo perché qui devo capire come si gioca, che mi sono dimenticato. Io non dico niente, se no è Ma colpa si mia. vede bene? Benissimo, se ci sono filmati me lo dici. L'audio si sente bene perché ho visto che nell'ultima live mi sentivo un rumore strano nel microfono. Ma live mi sentivo un rumore strano nel microfono. Lo sento proprio! Ciao. Aspetta che non riesco a sentirmi io. Sì, mi sento doppio. Sì, si sente benissimo. Ok. È per quello che ti sentivi doppio. Ma Stefano non c'è. Ha detto un attimo che arrivo, però... L'attimo è passato. Posso dire una cosa se non ti offendi? Dimmi. Però... Cos'è? Guarda che c'è la gemma rossa lì. Lo so, voglio vedere se si rompe con la schiacciata. Come cazzo si fa la schiacciata? E c'è un comando strano. Si fa co non col triangolo, col quadrato, mi pare. Lo faccio, non va. E guarda. Ah, Ma ecco c'è in appunto. questo. L'ha colpito lei però. Ah, ho ucciso quello dentro. Va bene. Sì, ricaricati la vita. Allora, ti ricordo una cosa, se non Rinanzi. le offende. Ti ricordo che in questo gioco il trucco è prima di tutto capire a cosa è debole il nemico dei vari fuochi, perché ci sono dei nemici che sono deboli a certi tipi di soffio e che invece altri soffi non fanno niente. Inoltre il trucco è sempre quello di colpirli con il soffio a tutti, così li stordisce e poi li colpisci con le corna. E lei Oh, ho fa gli attacchi speciali, sbagliato. buggati. Non si capisce un cazzo. No, ma sto gioco Sì. è una cosa... Si è buggato. E tipo, facci caso, non so se l'hai notato. Che hai usato l'attacco di fuoco e non gli hai fatto niente, quindi il fuoco Provo altro. evidentemente... Magari il ghiaccio, visto che il fuoco fa zero, il ghiaccio farà di più. O la terra, prova l'elettricità. Vedi, tu devi vedere la barra rossa se si svuota velocemente o no. Allora, mi pare che il ghiaccio fa più danno. Ecco, tu devi capire, i giochi di The Legend of Spyro, se capisci questo trick dei combattimenti... Sono una cazzata. Io la prima volta che lo giocavo, che ero anche più ignorantello, facevo fatica perché usavo sempre il fuoco, non capivo sta Di cosa. risposte non ne ho mai avute e mai ne avrò. Di domande ne ho È vero, quantomeno. sembra quello, eh. No, sembra molto il cazzo del tesoro, là, il pianeta del... Sì, Ma quindi ora incontri Max Pezzali? che fatti potranno dire che... Comunque io l'ho visto in concerto, posso E dirlo. io l'ho visto 2 volte in concerto. Ho capito, a te piace, a me anche però. Ma lei gli piace Jerry Calà. Errato. Ecco Stefano. Ah, ho letto Stefano, scusa, ho letto solo adesso il messaggio privato, sto cagando, arrivo. È zero. Ma come sei andato di corpo? Liquido o duro?
mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Io vorrei mettere questo pezzo di audio sulla classroom degli allievi di Stefano. Spyro, ragazzo mio, un pisello magico. Che volevo fare la voce della Edo. Ah, devo prendere la palla, Spa. L'è mancato. Sì. Ok. Monkey Ball. Dicevo, è passato un po' di tempo, stiamo reimparando i tasti e immagino sia giusto fare anche un riassunto della situazione fin qui. Ciao Jumpy. Ciao Jumpy, buonasera. E quindi la storia fin qui è la guerra del Conad, il conflitto più grande della storia dell'Europa. Un conflitto esploso per futili motivi nel reparto frutta. A un certo punto hanno rovesciato tutto di dove stavano i cetrioli, hanno spaventato tutti i gatti, hanno fatto arrabbiare i leoni, è successo un massacro. E alla fine il leone di Nemea e tutta la sua famiglia sono stati banditi alla Grecia. Era il gioco giusto, vero? Più o meno. No. Usa il ghiaccio, ricordati di usare il ghiaccio contro i nemici. Ah, sì. Ciao Gianni, da me tutto bene, a te? Sì, anche qui tutto bene, ho iniziato di nuovo a lavorare. Tutto bene, fa solamente caldissimo da me. E tra l'altro io volevo dire che quello che ha detto Stefano è vero, io farei un minuto di silenzio per tutti i morti del Conad. In memoria del leone di Nemea, che tra l'altro ricordo in Assassin's Creed Odyssey non moriva veramente, rimaneva solo in piedi. È come Sephiroth in Kingdom Hearts, che vinci lo scontro, però non è che fa che lo sconfiggi, ti dice sì, sei stato bravo, però può sconfiggermi solo Cloud. E infatti il leone di Nemea veniva sconfitto da Ercole e Eracle. Devo continuare con le trame belle che stavamo facendo. Morto nel mezz'aria quelle mie. Sì. Anche lui non accetta la sconfitta. Allora, come diceva Stefano, cioè come diceva Domenico, non so se Stefano ha visto i precedenti episodi, di Eternal Night, non l'ho mai finito, anzi io mi sono fermato proprio prima nello scorpione. Ah, lo scorpione, bravo, me l'ho dimenticato. Sono fermato all'arena del livello dei pirati, che è il livello dove siamo adesso. Quindi per me è una blind run, lo seguo volentieri perché non ho mai visto come finisce. Ho giocato ad Alba di Drago, però anche la Alba di Drago non l'ho mai finito. E io finisco solo a New Beginning. Ma perché a me, devo essere sincero, i The Legend of Spyro non si convince. Mi annoiano. Mi annoiano, ma non per non leva Spiro, perché tipo Crash il dominio sui mutanti a me è piaciuto tantissimo, non come Crash ma come gioco a parte tantissimo. Dove devo andare? Invece i The Legend of Spyro mi annoiano, non lo so perché li vedo sempre uguali, nonostante sono bei giochi, E comunque ho visto fin qui le due parti. Quindi diciamo so dove siamo arrivati, so cos'è successo. Solo che la storia del Conad è più interessante. Stefano, ti saluto Antonio Violaz. Ciao Antonio Violaz. Con la Z finale. Ma sapete perché io metto la Z in tutti i miei social? Perché io mi chiamo Antonio Violaz ovunque. Perché il cazzo di Antonio Viola c'è qualcuno che già mi ha copiato, quindi ho dovuto aggiungere la Z. C'è una storia di gemelli malvagi, di gemello cattivo. Magari è la cannola che si spaccia per me. Ah, tu pure, tutto è possibile. E beh, tutto è possibile, sì, con un green screen hai fatto una famiglia. Hai visto?
Mi sono perfino sposato, ho partecipato al green screen. Sì, a parte che magari... Ma lui c'ha ragione, che lui avrà detto non è possibile che andate in America da Dick Van Dyke, questo è Antonio. Magari Domenico che si finge Antonio, sì, infatti Antonio sono io. Io in realtà sono Antonio. È tutto... Io sono Domenico. E Stefano è Domenico. Infatti, dietro di quel green screen ci sono i fili e io da dietro li muovo. Sì. E poi veramente Stefano non è Stefano, è da terra, è nato zero. Sorcini. Sei sorpreso, non è vero. Sorcini. Prendila, quella gemma blu è la più importante di tutte, sì, di potenza. L'hai detto un po' di volte. Ah, a proposito. Potenziati tranquillo, un po'. Nachele, ci pensiamo noi al Natale. Babbo Nachele. Sì, Babbo Nachele, ma tu hai le mani, non c'è le chele. Ma chi è Babbo Nachele? Pensate che io volevo solo dare loro un po' di gioia. Ma che cazzo? Mo cos'è? Mo c'è la canzone. Cosa minchia? Mo c'è la canzone che fa. Però, no. Eric fa quel livello. Non è di Sheila. Sì, c'era anche Flotta Perduta, se non sbaglio, che aveva un remix. Sì, perché era la stessa canzone, ma poi faceva... E c'è il tipo romano, devi fare attenzione, qui gira Draghetti. Sta in campana Draghetti, che tra l'altro noi la con la versione europea non avevamo quella musica, avevamo la musica del Bon Mondo Super Bonus. Ah, quella lì. Sì, quella lì. No, non è quello. Però là è il sergente Bird. Ah, è vero. Che coglione che sono. No, ma sai cosa che mi fa ridere? Che mi avete capito da quella cazzata. È vero. Aspetta, ora rientrare il tempo, è vero. Ma puoi spostare questa cassa? Non mi ricordo. Ma sì, hai il tempo. Non c'ho. Puoi convocarmi rompendo questo. No. È un pirata. Ma chi è? È un fantasma. Io se metti Sam. Chill Ghoul the Hungry. Che vuol dire il fantasma che ha fama. Il affama. Coda intralciante. Ma questo se... qua devi rompergli la difesa. Poi vabbò, il potere che lo distrugge sempre. Poi devi l'abbiamo mai di schiacciarlo. Mi sa che è la prima volta che vediamo sto attacco, Eh sì. Oh. Magari non gli ho cacciato nulla. Sono più che figo, Ma perché devi trovare. Ah no, l'hai ucciso. Ah sì. Però ne arrivano altri, rinforzi. Che nel let's play originale, andatevelo a sentire, non dico bugie, Domenico fa ma è romano, com'è possibile? Quindi quelli di Spiro sapevano romano. Non ho detto questo. Lo scoprì nella maniera più dolorosa. E poi dovete vedere perché Domenico li leggeva i dialoghi, no? Ah oh, devi fare attenzione, draghe. Io quelle splay me lo porto nel cuore perché uno dice è specchio dei suoi tempi, sì, però quello è bello, è vero. Vintage. Oggi lo sappiamo a memoria, Spiro, ma è vero, ai tempi uno che ne sapeva. Specchio dei suoi tempi, ma si dà il caso che quelli fossero i miei tempi. Ma mi sa che distruggeri qualche cosa sta coda intralciante. Devi aspettargli la difesa e poi procedere a mazzolarlo per bene. Finché non lo stordisci, lo scacci. Come cazzo? Secondo me i soffi servono, i soffi. No, no, devi spezzargli la difesa a corn, mi sembra. Mi sembra che è una mossa tipo cornata in su.
come fa a essere vivo? Non hai vita. No, non è vivo. Non più. Corna Tensù. Non questa, era... Sì, quella cornata verso l'alto, dal... Ah, aspetta. Ecco, sì, sì, a posto. Sì, adesso stordito e puoi colpirlo un po'. Poi fai di nuovo così e devi stordirlo di nuovo. Poi esaurisce l'energia e devi schiacciarlo, se non si riprende. C'ha rotto il cazzo sta scimmia. E usa il fuoco, uccidi... Il non tempo. Questo fuoco c'hai... Cioè... Tipo. Aspetta che porca puttana, si è messo peggio della merda. Ma l'elettricità non ce l'hai? È l'ultimo, penso sia. Ah, non ce l'hai ancora? Sicuramente. Via! Scappa! È ancora vivo quel figlio di puttana. E l'ho ucciso, mannaggia. Comunque a me le scuole finge Antoche. Si chiama e le crisi di identità di cui avevamo detto prima. Tra l'altro qual è l'elemento che gli fa più male? Forse il gelo? Forse il ghiaccio, due colpi lo uccido. Ghiacciarlo bene. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Il gelo gli fa male. Bravi. Però adesso ci stanno altri nemici, quindi sarà cambiata il punto debole. No, ma ormai con gel. Ho capito come si gioca ormai. Io andavo sempre con la andavo sempre con la concezione di Spiro vecchio, invece. No, invece devi colpirli allo stesso tempo. Una volta che capisci il meccanismo, tutti e tre i giochi sono, non dico facili, però fattibili. Ringrazio. Innanzi. Comunque a me le musiche di Spiro 3 americane, che si chiamano Greatest Hits, non è che mi fanno impazzire. Forse sarà l'abitudine di non averle mai sentite. Io magari lo so. Però a me piacciono più che altro perché sono musiche in più e quindi non si ripete sempre la stessa per più livelli. Sì, chi è quel coso? Una maschera Sì, devi distruggere questo Uka di Titans finto, quello che... Ma tu allora l'hai giocato questo gioco? Ah, sì. Solo che ho finito a New Beginning e l'Alba del Drago. E dove sei rimasto tu in sto gioco? Vabbè, non fare spoiler, ma non l'hai finito? Quindi tutte e due non l'avete finito sto gioco? No. Ah, perché con questo qui praticamente mi sono fissato con la versione per telefonino e poi mi sono un po' ignorato la quella per PS2. Cioè, hai usato io la versione al contrario, perché un tempo facevano questi giochi Java per pubblicizzare la versione principale. Sì. Io invece mi giocavo la versione principale e non mi cagavo, cioè mi giocavo la versione per telefono e non mi cagavo quella principale per console. Che è tipo come Spiro del GBA. Giappone non è dentro. È più in 2D. Ah, ok, di lato. Sì. Tra l'altro è New Beginning anche per Game Boy Advance, completamente diverso, sembra carino. Sì. Ma ci sono giochi fighi da portare? Comunque sono contentissimo che Worms Armageddon fanno la versione diciamo aggiornata dell'anniversario. Sì. Però non esce per PC, esce solo per console. Vabbè, magari è perché è uscito nel Nintendo Switch Direct. Nel Nintendo Direct e allora si sa solo la versione console. No. Ah, dici forse per qua, perché alla fine del teaser, del trailer, c'era il simbolo dell'Xbox, della PlayStation 5 e il Nintendo. Ma non c'era Steam, non c'era PC. Strano però, perché Worms è nato per essere giocato su PC, è un gioco da PC. In effetti. Worms Armageddon, vabbè che su Steam c'è già, però... come si chiamava? Anniversary. Sì, vedi se esce per PC.
Non dice PC, né Switch, né... Mamma mia, sì, quanto dice è nostalgico. PS4, PS5, Xbox One, Series X ed S e Switch. È strano. Lo devi andare indietro per prendere una cazzo di piuma. Lo so, lì devo andare nell'altra nave, là. Però lì non so da dove... Ma... Ste piume comunque le hanno messe bene, sono difficili. Ma la cosa brutta di sto spiro è che se tu ne salti una sei fottuto, non puoi tornare indietro. È vero. Devi essere bravo. Che brutta scelta di design. Cioè, ma non c'è una selezione del livello. Ahia. E alla fine l'ho fatto tutti giusto, coglione. Vabbè, anche avere solo una scelta del livello alla fine, dopo aver finito il gioco. Ah sì, magari per rifarli. No, infatti mi ricordo che a New Beginning, perché lo New Beginning l'ho finito due volte. Una volta normale, la seconda volta tenevo aperta una guida che mi diceva dove erano le piume per prenderle tutte, ma non perché avevo bisogno della guida, perché se le perdevo. Infatti io l'ho finito al 100% e potenziato completamente. Invece di Eternal Night, ripeto, fino ai pirati, l'alba del drago mi sembra che non ha le piume. No, l'alba del drago non ha le piume. Quello l'ho giocato davvero pochissimo, penso all'inizio per vedere come funziona. Strano che non sento nessun filmato, ancora nessun dialogo. Occhio. Ah, comunque Stefano, vedi se ti fa entrare su Parsec per dopo, per Clonoa. Ah, sì, sì. Aia, occhio. Ma volevo dire qualche cosa a Stefano, io ma non mi ricordo. Che c'entrava con Spiro. Aspetta, come schivava? Mi sono dimenticato, porco. Dio Cristo. Cosa dovevo dire a Stefano? È che è due ore che lo devo dire, ma non... Digli che lo ami, diglielo. Non ti vergognare. Domi, se ti uccide non ti preoccupare, non caricare il save state. Mi ricarico tanto la ti vita. Fa riprendere da qui con tutta l'energia. Lo so. No, è giusto. Cos'è un microfono che fa rumore? Si intende parlare? No, è il mio. E questo è il rumore che fa. Ci siamo! Il mio... Aspetta, prova a... Parlate adesso. Fa rumore. E fa rumore. Sì. Sì. Adesso va bene, grazie Jump. Ah, ok. Oh, ma il primo colpo te lo deve dare. C'è Stefano basso, però. Come? Adesso alzo. Pronto? Prova. Ora ti senti meglio. E adesso fa rumore, sì. È sempre basso? No, io lo sento. Ma l'audio del gioco è più alto di Stefano. Noi siamo giusti, è lui che è basso. Vedi. Pronto? Stefano, noi siamo giusti. Vedi ora? Prova. Un po', dialogate un po'. A, B, C, D, F, G. Che bei discorsi che facciamo. Hai visto? We did it. Ah, si è aperto. Ora per... Come? Perfetto! Intriguing. Devo portare il gioco di Dead Dead. E ci puzza, sì, non lo posso portare questa puzza che emana. Che emanate. Comunque c'ho tanti di quei giochi in testa da portare. C'ho Jedi Outcast, sono già due della LucasArts che sono Jedi Outcast. Piano ancora esplodi. Piano ancora esplodi. Con tutti questi giochi da portare. No. Raccomando, non tutti in una volta. No, vabbè, andranno a sostituire tutti questi giochi che dobbiamo smaltirci. Sono i giochi di dopo.
Praticamente ci sono Jedi Outcast, poi c'è Outlaws, poi ci sarebbe Galleon, poi ci sarebbero altri titoli che al momento non mi vengono, però ce ne ho un bel po' di titoli da portare. Bene, così non finiremo mai la lista. Ah, quello mai. Mare, ti ho detto. Poi ci sarà Time Splicer 3. La salvezza galleggia sul mare azzurro. Che in questo gioco non si vede quasi. Siamo così in alto. Io ancora non posso. Non lo voglio dire in diretta perché è una cosa che so io. Ma quando gli hanno chiesto a chi sapete voi, qual è il doppiaggio più brutto che hai fatto? Spiro. Addirittura. Boom. Fuggito. Ma se Diodato avesse cantato Fai rumore in inglese, come sarebbe stato il testo, Stefano? Chi lo sa, avrebbe dovuto riadattarlo completamente per la melodia. Poteva fai essere rumore anche. It makes noise. Yes. No, dobbiamo fare un puntaggio con Domenico. Fai rumore. Ah, avete visto il trailer nuovo di Sonic? Sonic. Sì. Ah, ecco cos'è che dovevo chiedere. Mi sono ricordato, Stefano, ma Nintendo. E stia zitto, che poi mi dimentico. È sempre il 73 Mastered. Non hanno fatto un cazzo nel direct. E niente, cosa hanno detto? Altri giochi. Capcom vs. Marvel. C'è Tetris. Ah, di nuovo. No. Ma il nuovissimo Tetris. Allora, la Nintendo mi sta ultimamente rompendo i coglioni perché sta portando giochi vecchi, quasi porting per la Switch, semplicemente. Per dire, c'è anche su Switch. Ma sì, però lei è maleducato perché lei dice roba vecchia. Lei ha fatto un film basato sui doppiatori vecchi. Lei la deve finire. E che c'entra? Ma adesso è anche su Switch. Anche il doppiaggio. Sì. Sì, Sonic 3. Sto ancora aspettando che esca il trailer in italiano doppiato. Ma ancora non è uscito. Cioè, è scandalo perché pure su TikTok nel cose italiano. Abbiamo il trailer i sottotitoli in italiano. Però è l'unico che ancora non è uscito in italiano il trailer, non sbaglio. Ma cos'è questa mafia? Non lo so, forse The Old Country. Comunque, dove devo andare? Penso a sinistra. No, penso che devo attivare sta cosa. Ah. Quel vortice là! E adesso puoi usarlo il vortice, vero? I don't know, let me see. Mi sa che ce n'è un'altra leva. L'altra leva! E dov'è l'altra leva? E sarà su quel barile lì al centro. Questo qua. Ne ho vista una sul palo. L'albero maestro. Dritto. Ma questa l'ho già fatta. L'ho appena fatta prima. Sì. Ah, è lì. E ok. Allora. E quello? Pensavo l'avessi già fatto. No, che questo strano. No. Ok. I casi della vita sono molto strani. Ah, sì. Dannazione a questi tentacoli. Dannazione a questi tentacoli. I tentacoli di Hungerfoot. Mi ha fatto morire la live di Worms, ragazzi, con Stefano che fa un sacco di citazioni. La verità è là fuori, Spyro. Mi vengono così spontanee. Chi arriva? Ecco che arrivano i scimmioni qua. È una trappola. Mi ricorda un sacco di cose questo mondo. Mi ricorda anche Taz Express, quel livello dei pirati. A me ricorda un po' Rayman 2, non so perché. Mi ricorda Zelda Wind Waker.
Ah, Zelda Wind Waker, sì, perché hanno questo stile i pirati, tipo. Sì, infatti. Io l'ho finito al 100% Zelda Wind Waker, perché l'ho amato, però... È un gioco lunghissimo, no? È un gioco lunghissimo e... Non so adesso con Breath of the Wild gli ultimi usciti, ma... Breath of the Wild l'ho finito io. Sì, ma 7-8 anni fa leggevo, non so adesso, ripeto, che Wind Waker era lo Zelda più difficile da finire al 100% perché... È pieno di collezionabili, se... ma le sta facendo trollare. È pieno di collezionabili. Se salti qualche cosa non puoi tornare indietro. Azz. E io ce l'ho fatto farlo da bambino. Infatti è una cosa che mi stupisco. C'è ancora il file salvato. Ma questi stanno rompendo i coglioni. Congelali. I coglioni. E io arrivo alla banda Pottotti. Ma tu l'hai portato poi per Operazione Papero? Certo l'ho portato, però quello Play 1. E devi portare quello GameCube, che io ci mi sono cresciuto. E lo porteremo pure. Prima o poi io sono abituato alla versione PS1. Pure io. Potenziamo. Ah. Ma è un cane quello? No. Sento un cane. Ah, D'Antonio. Hai un cane, Antonio? Come l'hai chiamato, Spiro? Ma chi è che abbaia? Ma è dei vicini. Ma ha preso il sonno, Antonio. No, sono andato a prendere il cioccolato. E perché abbai? Ma perché... che cazzo è? Sembra un cane. È il cane di quella puttana. Ma come? Ma gli dice ai vicini, sì, guardate le live che ci sono io. Sì, ma tanto so che non le guardano, quindi. Ah, perché la dici davvero? Allora. Ma la luna è morta. La cantante. Non è una luna, è una stazione spaziale. Ma quale cantante? La cantante della luna di Bear, l'orso della casa blu. Sì, Paola Pavese. No, non era la cantante, era il parlato lei. La cantante era un'altra. No, era lei. No, perché ho sentito, prima che lei morisse, mi è uscito un video che parlavano dell'orso della casa blu, che forse quella americana, la cantante è morta e non hanno continuato la serie. Probabile. No, in italiano era Paola Pavese, faceva addio, amici. Allora, probabilmente ha visto il video che parlava della voce originale, quella della versione in inglese. Ma sicuramente, solo che non sa neanche quello che fa e torna indietro, guarda che roba che fa. Era dall'altra parte. Se c'è il pianeta del tesoro. Sei tornato indietro. Quale altra parte? Sei tornato indietro. Ah, ok, no. Ora giusto. Ma qual è la nave dei pirati? È un visionario nella sua semplicità e linearità. Sì. Uno pensa, vabbè, si va avanti e si distruggono nemici, è facile. Poi ogni tanto ci si confonde lo stesso. Non ha senso prendere le cose rosse, c'ho tutto al massimo. Sì, è tutto pieno. Però se escono le cose blu, se escono le cose una alla volta. È perché è boss fight. Qua non c'è nessuno. Dopo, se ti danno un'isola di riferimento, perché... Verdi. Ma perché parlate? Ma perché parlate in contemporanea? Allora, ascolta me. Ascolta me, dovevi ricaricarti quello verde, perché adesso sicuramente se ti ha dato tutta quella roba lì è perché c'è la boss fight. C'è crosta. Ma sì, lei tipo. Se la sa la crosta, se c'è una crosta. Vabbè, speriamo che siano abbastanza, che sia abbastanza la barra verde. Filmato. Idioti, non mollate proprio. Ah, è Pietro Baldi. Come se non ci conoscessi. Io mollo tutto il tempo. Scusa, pensavo suonasse meglio.
Oh oh. Dai, andiamo di Pietro Baldi, vediamo come si uccide. Pietro Baldi e Ivano Piccardi. A me piaceva di più quando Stefano doppiava Sparks che Paolo De Sanchi. Dai cazzo. Ma se faccio così? Lei già sta morendo lei. Come? Lei già sta morendo, poi non dica che sta a giocare, perché ci vediamo tutti. Sbriga. Ma questo qua crosta è tipo senza debolezze elementali, tipo qualunque elemento hai non gli fa chissà quanto danno. E pare di sì. Allora. Che? Aia. A meno che non stia usando l'elemento sbagliato e magari invece scopri che la terra gli fa un male. Anche secondo me la terra è il... non so perché c'ho questa impressione. Forse perché non lo vediamo usare spesso la terra. Infatti, non ascolta niente. Ma a lei ci piace proprio prendere sta frustata in culo. Questo è tipo Gnasty Gnork di Hero's Tale, in poche parole, come tipo di boss. Gnasty Gnork di Hero's Tale era meglio, secondo me. Tutto in Hero's Tale è meglio, Gnorco ignorante, come... Gnorco ignorante. Beh, il secondo boss non mi piaceva. Vabbè, il secondo boss è Ursula. Sì. Ma cosa sto vedendo? Ma perché non finisce più questo attacco a terra? Ma cos'è? Ma mi sa che è bagnato. No, è programmato male. Ma come cazzo? Oppure devi fare delle pause, tipo devi riatterrare e poi saltare di nuovo. Una parola. Secondo me devi schivare appena fai e poi colpirlo, perché tu lo fai al contrario. Aspetta. Aia. È bastardo. Mannaggia. È misculaccentato. Usa il tempo. Il tempo. Grazie Stefano. Prego. E mi ha ucciso ugualmente. Perché lui ha il tempismo. Va a tempo anche lui. Qui, già tu non hai la barra verde dell'elemento, quindi non puoi attaccare a distanza. Ma pure le bombe. Mister Bombastic. Guarda come sta fermo sto fifone. Proprio, vedi come ti teme adesso che gli hai ridotto la vita così. Sì, temendo. Sta fermo, non fa niente. Gli deve cadere addosso. Non mi posso avvicinare, devo attaccare da lontano. Ma se gliele lancio? Ma mi sentite? Ora sì, sì. Ha la connessione di merda. Volevo dirvi, ma lo sapete perché si agita così tanto sto boss? Perché? Perché? Leggete in chat. Ma lei è simpatichissimo. Questi sono più deboli al gelo, mi sa. Mo vediamo. Comunque sia, servono sicuramente per recuperare vita. Energia e... Se riesco ad uccidere. Mano. Passa il ghiaccio. Passa Wind. E la luna. Passa Wind. Io mi sono fatto Linkem perché c'era Fiorello che diceva che funzionava. Se Fiorello ti dice ucciditi, devi morire male, tu che fai? Muori perché Fiorello ti ha detto così? Ma a parte gli scherzi, ma se Fiorello dice che Linkem va è perché va, no? No. Chissà. E qua perché un po' di energia finalmente. Ma sono immortali sti nemici, fammi capire. Mi sa di sì. È strano. Il tempo, il tempo.
Ma mi sa che ti conviene morire, tanto non è che Ma riparti, che mi cazzo pare. dici? Sì che riparto. Ma no, non riparti da capo, riparti da lì, mi sa. No. Mi sa che l'energia del nemico si ripristina, quindi... Ah, hai un po' di energia. E Sì. ci sono anche un po' di gemme blu a terra, se vuoi. Non farti uccidere. Vai, vai. Il boss. I draghi. Bravo, ho fatto una bella e bellissima cosa. La ringrazio. Lei anche Vaffanculo. di Lì c'ha una crosta in culo. Ucciso. E gliela leghiamo. Vediamo il filmato. Aio. Non fa niente, non abbiamo bisogno di lui per eliminare questa nullità. Mi spiace per chi si mette contro di noi. Benvenuto nel regno del dolore. Ah, Sparks l'ho ucciso. Che bella sensazione! Finalmente fa qualcosa. Sì, a me non piace Sparks di questi giochi, proprio Ma zero. mi hai visto? Fastidioso. È stato come... Bam! E poi lui... Uff! E il che mi fa pensare... Dove stiamo andando? Non ho guardato bene la mappa, ma ci sarà pure E qualche così si punto vola. d'incontro. Certo. E rogli occhi aperti alla Sì. ricerca di un'insegna luminosa che dica orrido tempio della luna. Gli è buggato. È vero. Oh no, No, dimmi che sta stai facendo svenendo in un'operazione solo aria. per andare in bagno. Che bello. Che tempismo. Filmato. È Kingdom Hearts 1. When you walk away, you can't hear me say peace. E acqua di Giorgio Armani. Giorgio Armani. Igio di tonno. Perché la webcam è alta, porca puttana? Sono qui. Sembro un nano del cazzo. L'hai spostata nella tua furia di premere i tasti. Sicuro. Ah, ecco l'ultima abilità, l'elettricità. Sì. Stitica però. Comunque, io ho notato che Sparks ha un po' Cosa questa chiamava? caratterizzazione. Perché è così buio qui dentro? Mi sentite? Frodo C'è qualcuno? Baggins. Voglio sapere che cosa è successo a Cinerea. Il lampo nasce dal cielo e dalla sua collera, giovane drago. Devi controllare le tue emozioni se vuoi domare lo spirito libero dell'elettricità. Secondo me l'elettricità è la più forte. Speriamo. Speriamo. Cedi alla sua natura instabile. Consenti alla sua energia di fluire nel tuo corpo. E anticipane il movimento. E Poi anticipane. scatena la sua forza. Anticipane. Lo so, l'ho fatto apposta. Anticipane. Adesso è il tempo come da noi con i tuoni. Qui non Questo torno. potere è attenuato dalla tua natura impulsiva. Fidati dei tuoi istinti, Spyro. Ispiro degli istinct. E mo? Hai risvegliato l'elemento dell'elettricità, l'attenzione del tuo spirito. Segui la piattaforma fluttuanti per testare le tue nuove abilità. Ok. Ho capito. Comunque sì, Sparks ha questa caratterizzazione un po' così. Sembra la Tipo pubblicità Cecchino. del Meradin quando ci sono
sai, i due amici seduti a un tavolo in un ristorante parlano di... Sai, ultimamente ho un problema intimo. Ah, intendi scopare? Sì, scopare. Ok, adesso basta. Ehi, gente, il mio amico ha un problema. Ha letto con sua moglie. Ma perché l'ho invitato a questo? Venite, gente. Il mio amico ha un problema quando glielo deve mettere in... Meradin favorisce una vita attiva sotto le lenzuola. Però poi il conto lo paghi tu, vero? Ovvio. Dopo la figura di Mel. Ragazzi, comunque, intanto sto guardando il gioco. Ma una figata sta elettricità. È statica. Alla finisca lei. Ma che devo fare, E no? beh, te li Devi butta in acqua distruggerli con e l'elettricità. Così. no, no, invece devo dire che le abilità le hanno migliorate dal primo al secondo. Nel terzo sono sempre queste. Ci sono queste abilità nel terzo. Nel terzo sono cambiate, però ce ne sono più mosse. Ma lei spoilera. Il mulinello elettrico. Sei diventato Crash. Taz. Sono Crash. No, sei Taz. Oh, scusate. Fresco Con al limone. l'IUI. Che in Taz Wanted c'è lui che bacia She Devil, no? La fidanzata, mentre la bacia fa buona. A Taz piace. Ma quando è che portiamo Taz Wanted? Quello è un bel titolo pure da portare. Prima o poi li portiamo tutti. Vaffanculo però. Come vi sta in culo? Sono caduto. Pronti? Ma come pronti? I ben ten. Ben 10. Questo è quel momento della live in cui non sappiamo che inventarci. Vabbè, se vuoi Diciamo una cosa, quello che ci viene in mente. se lo Guarda fa. che basta una parola per farti arrabbiare, se ti dico si fa un guru. No, non in questa live, non qui. Posso caricare lo zipangolo Domenico. qua. Già, mi perdoni. Per lo provocare. Scusa, com'è? Ma lei ce l'ha a sinistra e non lo vede. Che devo L'altro fare? a sinistra. E che devo fare a sinistra? Ma non lo guarda a sinistra. C'è C'è l'altro l'altro. forma lì No, davanti a non te. l'avevo visto, scusate. Te la prendi con me, è ben 10. Già regalato. Secondo me il cannone Dang non funziona. Però non continui la frase. Che mira di No. merda, che situazione. Allora. Perché mi fa ridere semplicemente il cannone Dang che non esiste. Lingua originale, sai come si chiama? Bang. Non ha un nome il cannone. Mi pare che Dang fosse una un'esclamazione. Non lo Come prende. per dire, mannaggia, non funziona il cannone. Perché non lo E tu prende? pensa quanti ne sapevano. Ma lei non sa giocare perché lei salta. E devo saltare se non lo prendo. A posto. Mannaggia. Spiro, ragazzo mio. L'avevo mai vista né sbloccata, quindi molto bella, mi piace. Ma ti piace tanto o poco? Perché cambia il discorso. Ma secondo te, dai, ti faccio uno spoiler, dai. Così giochi questo gioco con calma. In realtà Crosta è il boss finale del gioco, no, sto scherzando. Sarebbe già finito Ire il gioco. furia elettritica elettrica. Bunching them. Questa è la parte in cui devi ricaricarti di furia viola e poi scatenarla.
Ah, pensavo che questa era la parte in cui tu fuggi urlando. Beh, è forte. Ci vediamo, cervellone. È forte, sì. Vediamo l'attacco speciale, vai. Vado. Ehi, Yolos, buonasera. Buonasera. Ciao, carissimo. Come va? Buonasera, vediamo un po' l'attacco. Abbiamo sbloccato. Ma perché non fa il doppio salto sto cazzo di gioco? Allora, tutto bene, bene. Che non sai giocare? Noi siamo qui con Spiro Eternal Knights. Ok, ho completato la tua filmato. Prova. E adesso che faccio? Dove ti trovo? Sei qui? Fantastico. Ora la voce nella mia testa mi ignora. Darò solo una sbirciatina. Frodo Baggins. Filmato. Ecco dove c'è Nerea. E così la traditrice ritorna. Non ce la farai mai, Gaul. Gaul, chi è? Non potete. Luke. Siamo qui solo per dare il ma praticamente i nemici di sto gioco sono solo scimmie. Fianco, ma non temere, no, anche scorpioni. Così che ti di certo con sé. Antonio, what are you? Avrai l'onore di essere la prima creatura a perire per sua mano. A lungo abbiamo atteso, a lungo abbiamo sofferto, ma presto il nostro maestro tornerà. E il suo ritorno segnerà per le scimmie l'inizio di una nuova era di potere. E finalmente ci vendicheremo! Io Sanremo. Comunque ha detto, io lo so. Overview. Tutto bene, grazie. Comunque la voce di questo... In inglese. All fine. E beh, Dopo il filmato. È finito. No, adesso riprende dopo il caricamento. Addio, mostriciattolo col guscio. Addio, addio. Grazie di tutto. Cos'è successo? Ecco, vediamo. Sentivi delle voci dentro la tua testa che ci hanno portato fino a qui. Il che è stato fantastico perché ci siamo divertiti tanto. Questo è l'ultimo mondo. Siamo bloccati in un'isola incantata e non vedo l'ora di scoprire che cosa... Questo. Allora, se manca poco a finirlo, mi sa che prima di iniziare la colonna facciamo la fine di questo. Aspetta. Ah! Forse siamo... Ah, cielo. Ok. Non lo so se è l'ultimo, ora controllo, ma volevo dire una cosa, se me la fate dire. Quel Gaul... che non vorrei dire una stronzata, ma credo che sia il cattivo di questo gioco, il re di tutte le scimmie, è doppiato. Non ho sentito perché ha la voce modificata. Non so se sia Marco Balzarotti o Claudio Moneta addirittura. Non, dovrei risentirlo meglio perché Stefano parlava sopra e in più ha la voce modificata, quindi non ho capito. Comunque arrivo subito. How are you? È un tossicomane. Ezzi. Yes. Che cazzo di vlog? Spiega perché sviene sempre e poi si risveglia in un altro posto. Perché? È un tossicomane. Ah, ecco. Giusto. Ok. La terra non l'hai potenziata per niente. Fa cagare.
E poi dobbiamo capire quale potenziare, se il ghiaccio. No, no, è il terz'ultimo livello. Quanto ci manca alla fine? Forse è un po' più lungo di quello che ricordavo questo gioco. Mi riporta su. Ma che è Alo? Ah, ma adesso sono proprio. Mi ritrovo proprio nel mondo quello lì dove io apparivo nei sogni. Vedo dei personaggi qua sotto. Sono. Ah, questi qua sono tipo nemici congelati. No, sono quelli lì dei sogni che faccio io il No, training. dico nel ghiaccio sotto di te. Ah, credo sia l'ombra. No, non è l'ombra. Sono proprio dei personaggi intrappolati sotto. Ah, sì. Ma perché ci sono le luci là? Cos'è una fase stealth adesso? Boh. Come 3 orette, ma stai scherzando? No. È tanto lunga. E no, niente, a mezzanotte passiamo a Clonoa. Ah, sparano i fuochi, porca puttana, mi sono Ma spaventato. Ho detto, si stanno sparando in strada. Ma se faccio così e rompo il sistema? non puoi. Ma quelle sono le luci da discoteca? Altri enemy. Eccomi, no, comunque ti conviene. Mancano 3 livelli ancora più o meno da un'ora l'uno, quindi. Io, vabbè, finisci oggi e poi secondo me la prossima puntata lo finiamo. Sicuramente. Quello sempre dal ghiaccio. Ma a che ora inizia la seconda serata? Mezzanotte. Stefano, ma siete in cooperativa, no? Sì. Sì. Oddio, cooperativa, io premo un. Lei preme un tutto. Un tutto tasto. Oh, cielo! L'ho ucciso. I det caster ovetus. Chi? Niente. Belle ste ambientazioni però, mi piace molto. Sì, questo anche a Molto me. Twilight. Come Twilight. È molto Harry Potter, il principe di Azkaban. Ma da dove? Ad Azkaban. Ma voi Sì. lo sapevate che Hagrid doveva essere Robin Williams? Ma che dici? Sì, è vero, poi J.K. Rowling non l'ha voluto perché non vole voleva Americano. solo attori inglesi. Infatti lo sapevo questo. Allora che come si permette a dire che cazzo Non dici? sapevo che era Robbie Williams. Ma E voi ve la. lui, tra l'altro, lui ci è rimasto molto male che non ha fatto Hagrid, allora l'avevano chiamato per fare Lupin. Ma lei ha detto no, non ti voglio, sei americano. Eh sì, ho voluto solo inglese. E tra l'altro ci Era pensi merda. quasi tutti gli attori di Harry Potter sono morti. Beh, più o meno in realtà è morto. Qua. Vabbè, ma lui era vecchio già.
è morto. Sono morti tutti e due, vero? Sì. Silente. Di Silente è morto. Piton. Le statuette. Sì, Robbie Coltrane. Poi chi è che devo basta? Fare? Questi sono morti. Devi spostare le statue, no? Sì. Sì. Pure molti attori di seconda parte. Attori secondari. Sì, ma alcuni attori di seconda parte sono morti pure. Ma va. Sì. Cerca i morti di Harry Potter. Sono più quelli morti che vive un altro. È ancora viva lei, la vecchia. Sì, la McGranit. Sì, la vecchia. È anziana pure lei, eh. Lei ha fatto Wendy in Peter Pan di Nook. Ah, sì, è morto anche il papà, chiamiamo lo zio di Harry. Sì, lui è morto, sì. Richard Griffiths, grandissimo attore, tra l'altro. Questo chi era? Questo qua c'ha il fuoco, quindi sarà utile il ghiaccio. Giusto, giusto. Chi è il ministro Cornelius Caramer? Quello che sembra Hitler. E che cazzo faceva questo? Questo qua era il padre di quello lì. Non l'hai visto. C'è nel Calice di Fuoco e c'è pure nell'Ordine della Fenice. Ma è quello che è doppiato dalla voce di Robin Williams? No. Non me lo ricordo. Ma lei si deve guardare. Cosa ha detto? Ah, lui sì, come no. Lui fantastico, vabbè, ma era malato. Quindi se era malato non conta come morte? No, nel senso che quando uno c'ha una malattia degenerativa si sa che non campa tanto. E quello... Come cazzo si chiama? Aspetta, c'è un filmato. La via si palesa. Ciò che è perso è ritrovato. Dimostra il tuo valore con un pronto desiderio. Ghiaccio e terra. Elettricità, fuoco. Ghiaccio e terra, elettricità e fuoco. Ma ora sono io che sento le voci. Che cosa significa? E come faccio a saperlo? Aspetta, sto pensando. No, no, sì, no. Non importa, l'ho perso. Non ho niente. Forse ci siamo persi qualcosa. Forza, guardiamoci attorno. Che ha fatto? Aio. Ok. Io comunque no, veramente odio Sparks in questa trilogia, perché il bello è che non è che dici ah, è un po' comico, è simpatico, cioè anche nei momenti seri rimane sempre così, è fastidioso. La voce è perfetta, hanno proprio trovato il rompicoglioni per eccellenza. Però ma è morto pure quello che faceva Vittorio Stagni, cazzo di agitare e colpire. Sì. Ti dico che sono morti tutti. Questo chi era, questo qua? Ma io non me li ricordo. Ah, Pix. Come Pix? C'era un prototipo che volevano farlo. C'era un prototipo che lo dovevano fare a film, ma poi alla fine l'hanno scartato. Ed è rimasto nel gioco. Ah, ma è morto pure uno dei ragazzi lì della scuola. Sì. Ti ripeto. Un ragazzino. Ma come cazzo devo fare qua? Non sto capendo una minchia. Come sempre. Devo mettere i testicoli qui dentro, sicuro. Suppongo di sì. Ma io non me li ricordo. Ma chi era sta vecchia? Vedi che sono morto. E lei non si guarda Harry Potter? L'ho visti tutti, che dici? Hai visto Harry Potter e il ragazzo prodigio? Io non vedo l'ora di vedere il reboot, che la serie su Netflix. Ma io non me li ricordo questi attori comunque.
Io sì, tutti. Si vede lei quanto segue Harry Potter. Come si chiama quel professore che io è il mio preferito, quello con l'occhio bendato? Il nome non me lo ricordo, però ho capito chi dice. Bravissimo lui, che poi non voglio fare spoiler, magari qualcuno non l'ha visto, sta seguendo la live. In realtà non era lui. Ah, infatti, era bravo, hai capito, bravo. Era il figlio di quel magistrato. C'è anche che sì, che poi nel calice di fuoco c'è quello coi baffetti che poi muore alla fine, quello, il capo del processo, che lo fa Carlo Reali. Ah, Carlo Reali è quello. Sì, quello del, hai capito qual è? Quello lì che poi c'è la scena che parlano d'accanto all'albero e poi lo trovano morto. Sì. C'è solo in quel film, che praticamente è il ministro di sto cazzo di quell'anno di scuola lì, perché ogni anno il ministro cambia. Il ministro di magia oscura lì, che magia, non mi ricordo. C'è un'amica io che veniva a scuola con me, ma ai tempi io non l'avevo visto Harry Potter, che era fissatissima, sapeva tutto, difesa contro le arti oscure, sapeva tutto. Ma Stefano c'è. Sì, allora devi usare quindi gli elementi giusti, aveva detto. Ma devono essere in ordine. Sì, per cui elettricità, quindi qual era il primo? Fuoco? No, era ghiaccio. Ghiaccio? Ah, meno male che mettono le gemme verdi. Eh sì. Era, va bene, era giusto, il ghiaccio, poi c'era... Terra e fuoco è l'ultimo. E fuoco è l'ultimo. Stefano, è un po' che non lo mandi. I chitarrero. Ah, Anele. Anele. Bravo. Ora me ne sono accorto. E un libro vola. Lui vola. Lui parla. Che poi avete visto che fine ha fatto la mamma orso? Sì, il tappeto di Farquaad. E poi c'è una teoria che dice che Farquaad non è nient'altro che il figlio di Biancaneve e il nano quello brontolo. In che senso il nano quello brontolo? Che il... figata, che cazzo è questo posto? Non lo so, scopriamolo. Eccolo qua. Quindi adesso sono, mi restano due livelli. Siamo nella warp room di Crash Bandicoot 2 con i portali. Poi immagino che vogliano che usi il ghiaccio per congelare il suolo. Ah no, c'è l'interruttore. Ah, no, ma lui è entrato in quello dell'elettricità, quindi penso che sia tutto elettricità. Speriamo. Mannaggia. Ti sbrighi e lei muore. Devo capire qua. Ma non c'è una mira? Pare di no. Ecco. E dai. Deve essere tutto rapido. Magari se attivi il primo e fai un doppio salto fatto bene, puoi farcela. Alzati e fai un... alzati e fai un... Ah, ma certo, il tempo. Perché la rapinata ero io. quella del TG. Anele si chiama, no, Acoli. Chi? Anele. Cazzo, via. Stefano ci puzza l'anele. Non è vero. Io, E che cazzo fa? Ma manco salto sto coglione. Uiii.
Ah, ma ho non posso cambiare. Ho solo l'elettricità. No. Ah, sei bloccato a questo soffio. Sì. Mi sa che ti conveniva uccidere quei due filibustieri. No. Ma intanto lo stavano massacrando. Come alla Bertè. The Legend of Bertè. A new beginning. Io non... No, ma guarda che secondo me basta. Ah, ce ne due, ok. Ma non sa giocare, scarica. Sì. Io sono una signora. Una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora. Una per cui la guerra non è mai finita. Ok. Oh cazzo. Sposta la statua. La statua sposta. Sposta la statua. E che succede se la sposta? È una statua da spostare. Una macchina qua, devi metterla là. Sì. E chissà quanti ne ha saltati. E no, non c'era. Nessuno. Prima. Guarda che sta facendo. Si sta portando il nemico. Il nemico sta lì che aspetta. Ma quando è il mio turno per attaccare? Ciao Hermes, benvenuto. Ciao Hermes, buonasera. Hermes, questa sera siamo su Spyro 3, Heroes of the Dragon. Heroes of Tail. Lì c'è una gemma blu lì a destra, distruggila. Distruggila! Al contrario, Aquari. E mo qui? Questa è la fine per te e per quel piccolo pianeta che ti sta tanto a cuore. Distruggilo! Suppongo che stasera vai per finirlo. Gli dai troppo no. Credito, mi dispiace. No, è suddiviso con Crono. Al contrario, Hermes. Questa sera sarà la fine per il tuo pianetucolo. Tutti quelli che ti stanno a cuore, distruggilo! Comunque Hermes mi ha ingannato, perché Hungerfoot c'è un altro mondo ancora. Non la passerai, Licia! Chi ci fermerà? Mi ha scritto e oggi, ora tra l'altro. Di pareggiare i conti. Mi ha scritto oggi. Chi? Chi ci fermerà? No, Siro. Sì. Siro fantastico, mi manda delle cose straordinarie. Lo saluto, non guarda mai qua, ma lo saluto. Anche poi ti aspetto una sorpresa. Ma si chiama Oreo quello. Oro nero. Come mi aspetto? Oro. Ma lei è razzista, comunque Oro Saiva. L'ho detto prima. Oro nero. È un razzista proprio. Ma quale non è vero? Perché il boss Pig l'ho ucciso. Pig Pizza l'ho ucciso. In questo livello dovrebbe esserci un cameo di Crash. Davvero? Sì. È là sotto, mi sa. E quello là sotto è Crash. Sì, guarda. Qui ancora no, credo. Però sicuramente uno di questi. Nascosto sotto il ghiaccio, ma veramente? Non la sapevo sta cosa. Ma è questo? No. Sì, questo gioco. No, ma qua sotto questo ghiaccio, dico. No, tu vedi Crash. Non questo no. Più che altro è che altro è più difficile da vedere perché ti concentri sui nemici che ti attaccano senza pietà. Già. E te pareva. Però sicuramente più avanti da queste parti. I Wilsem Fury Spring. E vaffanculo. Ma poi perché hanno fatto questa cosa? Devi uccidere i nemici per prendere le sfere. Poi hai pochi secondi per mettere le sfere a posto ed esplodono. Sì. Ma era divertente, sì, questa cosa secondo gli sviluppatori. Dai, Crash, stai andando alla grande. Mannaggia. Cosa succede? Oh, no!
E fammi passare, merda. Poi arrivato. Si mettono tutti contro di te e non ti fanno fare niente. È bello quando fa Cortex, si può sapere cosa state facendo tu e la tua super arma? Crash ha già sconfitto Rocco e va va! Ultimo, fosse leggero come i precedenti potrei capirlo, ma visto il tono effetto cartone quando li spiacci. E infatti è per fare una sorta di via di mezzo del tipo più serioso ma non tanto, così che rimane accessibile a un pubblico giovane. Wow, mi piace freddo ma non così tanto, così tanto. Pito. Che bello che si è messa da solo quella sfera. A Stefano ci puzza la sfera. Il drago delle sette sfere, Dragon Ball. Yeah. Ricaricati l'energia, però. Pensa se avesse inserito il sangue come da programma all'inizio. Come? Ah, era da programma il sangue. Che devo fare qua? Se lei non esplora, c'è la statua, vuol c'è dire qualcosa da... C'è qualcosa di grande tra di noi. Che non può cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Forse a questi qua li devi colpire con l'elettricità, i piccolini. Ma lei spoiler. Può essere. Ma è vero che nell'idea originale Spiro doveva essere cinese in questo gioco? Sì, doveva dire konnichiwa in tutte le lingue, va. Ma per ovvi motivi hanno cambiato idea. Il guerriero della minchia. Arrampicati puttana. Mi chiude il libro. Per rendermi le cose ancora più per dispetto, come la cosa delle sfere messa solo per dare fastidio. Il guerriero della minchia. No, non c'entrano un cazzo sti cosi. Ma come? Allora che devi fare? I baldini. Cosa? È vero, è una cazzata quella che dici. Che devo fare? Leslie, ciao. Ma forse delle statue che devi colpire? Forse questa statua qui... No. Attento Spiro, questi nemici hanno scoperto il potere dell'elettricità e tu rischi di farti punzecchiare. Non ho dubbi. Non ho dubbi. Ma che cazzo. E poi ma si dovrà fare qualcosa. L'ho fatto scrivere su Antonio Genna, magari non si sa. Quando Spiro in Spiro 1 dice non ho dubbi, non è Siro, è Marinoni che per non far capire che Marinoni l'hanno picciato 80 volte in su, infatti va non ho dubbi. Marinoni, per caso puoi trovare la soluzione? Devi salire là sopra, ma quella statua del cavaliere mi fa pensare, perché ne avevamo spostata una prima. Qua no. Vedi, forse si deve spostare anche questa. No, questa qua è un po' diversa. E forse quegli esserini piccoli che sembrano ragnetti li devi pestare. Ma non trovo il senso. Questa piattaforma qua sembra come se devi fare tipo l'attacco con R2. Ma che cosa servono? Inseguili? No, quelli inseguo, quelli vanno per cazzi lontani. Ma scusa, ma ha senso se è messa lì?
Io vedo che ha come un tasto sopra, forse si devono schiacciare. Infatti è quello che sto provando a fare. Ma non è vero, lei perde tempo. Sì. Ah, e mo'? Quindi devi Elettrificalo. pestarne più di uno. Dove sono? Forse devi radunarli qui e schiacciarli. Il guerriero della minchia. Guarda là sto figlio di Ndrocchia. Sono tre comunque. Ah sì, vedete che si è illuminato, sì. Li devo solo schiacciare. Non ho trovato la cosa divertentissima da fare. E non lo Sexy preme. lei. Bellissimo. Il guerriero della minchia. Scusate un attimo. Sdiarreare. Vedi come corre. Ma non riesco a prenderli sti coglioni. Devi colpire lui, non è che devi colpire intorno, non Continua a c'ha. provare. Sto cercando. Radunali qui. Ma si è mosso anche quello. Ah no, era un altro. Ok, meno male. Pensa se dopo averlo acchiappato si liberava e dovevi riprenderlo. Guerriero della minchia. Ma questi sono i gna. Seguite i Tipo. ragni. Seguite ragni. Non era Harry Potter, seguite ragni. Esatto. Ti faccio mandare una cosa divertente, dai. Scrivi in chat Pico Mouse, scritto con la P maiuscola. Pico con la La M. C. No, P di Pisa. P maiuscola, Pico Mouse, tutto attaccato, ma mouse non scritto mouse, scritto proprio mouse. E la M maiuscola. Ah. Ok. Vai. A posto. Che cos'è? Vorrebbe Questo saperlo pure stella. portale ti conduce a Foresta Si va di farfalla. d'Estate, uno dei mondi di Avalon. Sembrano quei cosi di Spiro 2. Oddio, spirito elettrico. Un boss. Così te lo dà. Sembrano quei. Sì, ma sembrano quei portali di Spiro 2 che ti conducono da un mondo a un altro. Io lo spirito elettrico. Guerriero della minchia. Un boss di Dark Souls nel mio gioco di Spyro. Attento a te, mondo! Ma lei vedo proprio che ha capito come si batte. Lo In spirito questo elettrico adesso non succede. Ah, Questo ok. gioco non ha. Non ci sono vite neanche nel primo. Già. Mi sa che sono tipo quattro mini arene delle abilità. Tu stai facendo quella elettrica, poi ci saranno le altre. Ti conviene fare Crash Bandicoot perché vedo che lo scassi. Sì, infatti. Spirito elettrico sconfitto dall'elettricità. Giustamente. E scende dall'alto, possibile. Io un polmone, no? Cos'è? Co comunque Una sì, piattaforma del bonus. se dobbiamo fare tutte le abilità, mi sa che non. Ha fatto morire la piattaforma del bonus di Crash. Sì. Ok, dobbiamo fare adesso il. Ah, questa è la citazione a Crash 2. Ora entriamo nel mondo di dove? ghiaccio qua. E siamo nella Andiamo War nel Room. ghiaccio, speriamo di trovare il nostro Crash. Mappa record è qui al centro. Speriamo che non è Cold Hard Crash. Mamma mia, che Io. figo. Oh no! Oh
E adesso qui? Il ghiaccio. I Little Tony. Ma ti che ricordi cazzo c'è? Ti ricordi che il ghiaccio creava le piattaforme sì. sull'acqua? Però se non mi sbrigo si scioglie. E ma che merda. Ma com'è ti è venuto Little Tony? È così, non posso dire cose cazzate senza senso. Tu ne dici tanto. È quello che facciamo dall'inizio della live. Adesso dico una cosa che può capire solo Domenico, mi dispiace. E come si sono conosciuti? Che giochi? Ma è la merda. Mi fa prendere sempre di vergogna. E perché l'ho detto io. Quello fa, dice, ma come vi si soccono? Chi è questo? Chi mi figlio? Dice si sono conosciuti che i giochi. I giochi erotici. Anche io, perché quello lì guardavo quando ho detto chi giochi, dice che cazzo è al parco giochi si sono conosciuti. E guarda se muore iaiaia. Che quando facevo aieie brazzo. Attento a te, che quella sera del 27 aprile quando facevo il discorso tutti che mi guardavano, ma non perché erano interessati, dicevano che cazzo è questo. Oh no, sono tornate le sfere. E quando andavano a chiedere Michele, dice, ma questo chi è? Che giochi. Che giochi. Antonio Viola, grande storico e direttore del doppiaggio, soprannominato Chi giochi. E che devo fare qua? Ci sarà un'altra sfera? Ah no, posso. Ah no, il potere. Devo tirare i coglioni qua. Allora. Oh. Ok. Ma vaffanculo. Ma io direi ci fermiamo dopo questa area di ghiaccio. Sì, sicuramente. Poi ci sarà quella di terra e di fuoco. Non è che è un brutto gioco, ma è un po' noioso. No, non è. È un po' ripetitivo. Madonna mia, i miei occhi però a vedere questo cazzo di lucidume. Non avevo più. A quanta fai a Mukina? 100 euro, vaffanculo. Ma che c'è? Ma se io volo direttamente, no, eh? Easy con... E che fai versi? Tanti giochi sono ripetitivi ma piacciono comunque, ed è vero. Perché beh, quando hai, che... diciamo, quando è un gameplay di base che funziona particolarmente bene, non hai bisogno di tanta varietà per renderlo divertente. Beh, questo gioco non ha raggiunto neanche il platinum, però. Ma in compenso quasi non li facevano più i platinum della PlayStation 2. Scusa, ma dato anche che la cresce. Vai. Ma c'è uno buggato là. Acoli. Perché. Ah, sai perché si chiama Acoli? Perché è un pezzo di colite. Come bel materiale. I numeri non sono indice di qualità, già. Ma questo gioco la qualità. L'unica cosa bella di questo gioco è il pappagallo di Silvano Piccardi, basta. E Pietro Ubaldi che mi ha sempre stupito come Terrador, perché credo che sia l'unico doppiaggio di Pietro Ubaldi serio. C16 era serio.
cos'è C16? Dragon Ball. Eh no, Antonio non lo sa, Dragon, purtroppo. Poi sì, ha fatto qualche personaggio cattivo in God of War. No, però, ma anche qua fai il pappagallo, ne fa tanti. Però Terrador è, non sembra manco Baldi, cioè proprio serio. Io non gliel'avrei dato, ma non perché... Cioè io da direttore non l'avrei messo un Baldi su Terrador, però vabbè. Ah no, ci cioè, sono... Oh, Ubaldi senso... è molto variegato, può fare il cattivo, può fare il personaggio buffo. Sì, è vero, può fare di sì. Tutto. Sì, credo che ormai, per quello che dico, si è legato tanto ai cartoni che nessuno lo mette su personaggi seri, però tipo Terrador, credo che sia un po' modificato. Capitan Barbossa, per quello che può essere serio, vabbè. Ah, vabbè, no, è vero, c'hai ragione, Barbossa effettivamente... Ma Barbossa è serio. Comunque è un attore. Ubaldi doppia pochissimi attori. Hermes, vabbè, ti consiglia di ascoltare qualche vecchia performance di Ubaldi, così per vedere un po' la differenza. Io Ubaldi, io non sono un fan del doppiaggio milanese, come sapete. Ubaldi, vabbè, a parte Doraemon, a parte qualche cosa di classico, non so, vecchio di che tipo, cioè, ah vabbè, mi ricordo quando faceva Mi arrabbio di Chismilicia. Mi arrabbio, ma che faceva Licia. Mi sa che dovresti ascoltare, ok. L'unico personaggio doppiato da lui che odio è proprio Doraemon. Ma non se lo merita di essere odiato. No, mi rompono i coglioni già questi di mo. Oh no, sono tornati. Che hanno fatto la versione in dialetto milanese che voi non capirete mai. No, che fa tipo, c'è il garbolino che fa Doraemon, ma faccia pirate, ma vada via il culo, ti la mamma e il papà. Solo che siccome voi siete meridionalissimi, non capite cosa vuol dire. Dan e Daz. Infatti lo sai tu. No, no, e io. Guarda che il milanese e il piemontese sono molto simili, Ma è un piemontese. No, però dopo tanti anni l'ho imparato. C'ho anche degli amici proprio. Ah, Antonio, passami il bagnur. Il bagnur sarebbe l'annaffiatoio. Zia, per affetto te lo dicono. Poi ci sono gli insulti che io so in piemontese. Tipo, vada via il culo. No, quello è milanese. Tipo quando vuoi insultare a uno, vabbè, non si dice né in italiano né. Però tu tipo vedi uno e dici, ah, Tizzal è proprio un cupio. Che vuol dire, quello è proprio omosessuale. Non è, vuol dire omosessuale, vuol dire quello che avete immaginato tutti. Oppure ce n'è. Che cazzo era sto rumore? Aspetta, ma mi sa che sono già al boss finale. No, ma guarda, no, mancano cose. E perché mi mancano bypassato? L'aria del fuoco e l'aria della terra, le vogliamo fare adesso? Ma perché che... vedo che non durano tantissimo. Eh sì, fino a mezzanotte tiro, poi dove arriviamo arriviamo. No, ma vabbè, fai tu, vedi tu. Eh sì, zitto. Ma guarda che questo è tutto un altro livello, e dopo non è finita dopo sti cosi. Lo so, ma almeno mi porta sarà avanti. Un salvataggio. Il boss finale è Aang. E lei? Bulang. Ma dov'è Crash? È nel Bandicoot. Da qualche parte nel ghiaccio. È andato nel Bandicoot. Finalmente usiamo l'abilità da base. La terra fa così cagare che nemmeno l'hanno messa.
Cresce una sezione col ghiaccio e nemici congelati sotto. Spero che non sia quella che abbiamo superato. Ma mi sa di sì, è l'unica col ghiaccio. Vabbè, magari ce ne sono altri. Sì. Prova a cercare su YouTube se trovi il video con Crash. Voglio capire che riferimento è, non lo conoscevo questa cosa. Allora, The Legend of Spyro Cameo Crash. Ecco, adesso, e qui c'è il link, un attimo, se riesco a prenderlo. Sono nella merda più totale. E ammazzane uno alla volta. Condividi, copia. È sbagliato, non gli fa niente, sono di fuoco. Ma che c'entra, solo il fuoco? Ecco, qui. Ma guardala che cazzo. Ma non gli puoi fare male, sono di... Ma se io ho cacciato tutta la vita. Ma tu la sapevi sta cosa di suo cameo? Io no. Sì. Nelle caverne celestiali. Dove conosco caverne celestiali? Forse dove siamo? Perché... Ah, ma era prima, non era... Ma dov'è sto riferimento a Crash? Vediamo. O ce lo siamo persi, o non ci siamo ancora arrivati. Ah, mi sa che ce lo siamo persi. Bellissimo, ma che si vede? Era all'inizio del livello, quando Stefano ha detto lì c'è il ghiaccio, all'angolo c'è Crash, però hanno fatto... Cioè, hanno preso il modello di Insanity, tipo. Hanno preso il modello di Twinsanity in un periodo in cui già c'era quello sui mutanti. Ma non sembra neanche Twinsanity, sembra Crash originale proprio. Twinsanity, ma a me sembra che Twinsanity. Ma lo sapevo sta cosa, fighissimo. Chissà perché è congelato qui Crash, però. Chissà, viaggi nel tempo. Al contrario, ecco. Crash il modello è quello di cioè si somigliano molto quello di Tag Team Racing e quello di Twinsanity. Da lì è un po' difficile vedere la differenza. Comunque per me è solo un pallone gonfiato. E da cazzo. Mamma culo. Come sempre. Ma girano sti coglioni qua. E certo. E non hai acceso la fiamma. Ah già. I draghi. Io odio i draghi. Abbiamo trovato alcune uova, non sono pesanti. E che cazzo? Dall'altro lato del mondo? I mondi dimenticati. Spiro, devi andare, solo tu puoi passare attraverso i parchi. Ma come cazzo faccio a farmi danno? Me lo spiegate? Sì, andiamo! Trova le uova e riportagele, Spiro! Sei la nostra unica speranza. Tranquilli! Mamma mia, non si capisce. Cavaliere Drago Dark Souls 2, i draghi! Questa è per pochi. Io infatti lo conosco solo grazie alle parodie di The Prul. Io Dark Souls l'ho giocato tutto. Invece Domenico lo conosce grazie a The Brawl. The Brawl. Te lo ricordi? Schiacciato da The Brawl. Sì, mamma mia. Rallenta il tempo. Non vale la pena. Sono capace. Tieni il tempo con le gambe, con le mani. E lei è uguale, se non sapevo che c'era lei pensavo che era lui. Che giochi. Ma è proprio un gioco. Che risate che mi sono fatti questi anni.
È stato divertente. Ma scommetto che arrivano le sfere. Del drago. Sfera. Pezzi di cuore, gettoni d'oro. E fatemi passare, un drang. Un drang. Abbiamo capito la stessa cosa. È perché quello ha detto. Non di nuovo quei cosini. Ci hanno rotto la cappella quei cose. Non per te, vuoi controllare fino a mezzanotte e due così ti propone quello che ha. Ma lei tiene il tempo. Con le gambe e con le mani. E con i piedi. Ciao ciao. Ciao. Vai. E non fermarti fino a domani. Ma voi lo sapevate che anche la più bella rosa diventa appassita? No. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Guarda sto cazzo. Ma devi guidarlo verso una piattaforma, questo. No, lo devo schiacciare. Schiacciare. Perché lo fai avvicinare alla piattaforma e poi lo schiacci. No. Devo solo schiacciarlo. Ma dai, è facile. Su internet scrivono che è facilissimo. L'ha fatto Jerry Galà mentre giocava a Sonic. Ciao ragazzi, Sonic Badge. Mamma mia. Sonic come Sega. Sega Mega Drive. Ma perché? Ah, pensavo che quella piattaforma fosse fissata al nulla. I red del blu, red del mai. Comunque sti portali sono identici. Sono identici? Questi portali sono identici a quelli di Spiro 2 che ti portano da foresta d'estate a tundra d'inverno. Saranno fatti apposta. A me ricordano i portali di Skylanders dove appoggi le action figure. Ma le bestemmie. È come se. Ah, c'è il boss, lo spirito del fuoco. Che è palesemente. Jerry Galà. E Gulp 2. Mi piace Skylanders e Stefano, non ci ho mai giocato. Guarda che CS non vuol dire sempre che Stefano, vuol dire anche Counter Strike. Counter Strike. È la battuta che facciamo da quando facciamo la ruota. Giustamente, perché quella battuta possiamo fare. È deceduto, sai. E non ce n'è per nessuno. Boh, vuole fare anche l'altro o si ferma a dormire? Ancora non è. Io propongo di fare anche l'altro, tanto è una. Si fa in un attimo. E magari è più lungo. Non penso che ci abbiano messo tipo mezz'ora di gameplay in più. Vediamo. Come HD, non ho capito. Allora. Passiamo qua. Vediamo che cosa succede. Ora siamo nella Terra. Adesso mi chiamano così per abbreviare. Ah! Ma perché lei è in alta definizione? Di cosa? Dico Hermes, che lo chiamano HD per abbreviare. E la D per cosa sta? Definizione Hermes. Ma HD vuol dire anche high definition, quindi è fraintendibile. Vabbè, almeno ti si vede bene. Non ci sono cazzi verdi qua.
Quello là era un boss di Angerfoot, il gioco dell'altra volta, che era verde. E non me lo fa colpire. E qua. Rubudite Sacerua. Mamma mia, chi è che li sceglieva sti nomi? Poi si capisce che sono diventati malvagi. Immagina crescere con un nome del genere. E dai, eh. E colpisce. In effetti pochi sono i giochi dove danno dei nomi propri e dei nemici comuni. E dai, Spiro, cazzo. E che cazzo ti mira quelli? Mamma mia. Giustamente questa della terra è più difficile. Bafa. Tanto la logica, che serve dare un nome a qualcuno che deve morire? Non è la logica di Danganronpa. Cazzo. Odio quell'orsetto. Maledetto. A posto. No. Sti maledetti. Maledetti. I ragni. Ma questi non fanno niente, vero? No. Fatto sta che ogni cosa che gioco ci devono essere per forza ragni. Ma questi qua li chiami ragni, dai. Sono dei pulsantini che viaggiano con quattro zampe, manco otto. Sono pulsaragni. E dai. Ma perché? Se li premi con il clacson, modello Subaru Baracca. E non si schiaccia, maledetto il bastardo. Acchiappa il ragno. E vai. Bangkok. SV Savon. E non si chiude sto coglione. Continua a tentare. Chi si ricorda la serie animata della fabbrica dei mostri? Un po' ricordo di aver sentito la sigla, ma molto tempo fa. Che c'era un dottore tipo strano. Sicuro. Con quei capelli arancioni. Vestaglia bianca, tipo i nemici di Crash. Io ne ho ricordi troppo vaghi per confermartelo. Tu sei in punizione. Annalisa.
E così il piccolo Amadeus è cresciuto. Vedo che ora conduci Sanremo, anzi, vedo che ora sei passato alla 9. Conducevo anche Sanremo. Così conducevi anche Sanremo. Per me rimarrai sempre un piccolo verme. Questo è di Tini, questo è di Dingodile. Il perruba non dovevi. Pinstripe, che bel pensiero. Oh cielo, due regali uguali. Ecco un regalo che puoi restituire. E non si schiaccia sto maledetto. È la fabbrica dei mostri, mostri, quello. Sì. Dommi, io capisco che ti stai divertendo, però sbrigati. Si fotta, se ne vado a dormire se le si annoia. No, non mi annoio in compagnia di Domenico. Allora si fotta. Com'era quella canzoncina che avevamo fatto per un periodo in compagnia di Antonio Viola e Crash Stefano? Stefano. Mamma mia che c'è qui. Il verde. Bello questo. Gli radioattivi. Naruto si chiama. Uyakuto. Iacoli. Acoli. Ugaruto. Oroneo. Di nuovo lui. Toro Secondo nero. me, Oroneo è un nome che si tramandano da generazioni. Urataruo. Uyakuto. La finisce che un grande scostumato. Ah già, Comunque dovresti scusate, non dovrei prendere in giro i nemici per i loro nomi. potenziare un po' la terra appena ne hai possibilità. Capisco. Ora. Ma ne varrà la pena. Ma non No, so. capisco che la usi poco, però è meglio averle comunque, non dico bilanciate, ma comunque un pochettino eque. Dì pure addio alla compilation Evergreen di Raffaella Carrà. No, la compilation Evergreen di Raffaella Carrà. No. Ma chi se ne frega di quella camorria puttana di Raffaella Carrà? Ma lei mi dissocia. È una citazione di Ficarra e Picone, siete troppo ignoranti per capirla. È vero. Ma tu ignori pure il fatto di Hungerfoot, Ma che è Angerfoot? È quindi. comunque un gioco di merda che lei ci piace, perché lei mangia tanto e quindi. Vada via, Degeneration, vadi via. Vadi via, Degeneration, vadi via! E È la già fabbrica un dei fiocco mostri. se ne va piangendo. È la fabbrica dei mostri. No, le sfere. Bravo. No, no. Sì, questo gioco è un po' così, Le non lo so. falle del ragno, che Le schifo. palle del ragno. Devo Dite. eliminarti il commento per estrema volgarità. Le palle del ragno. Non puoi, lui è moderatore. O forse sì. Pensa come stiamo messi allora. Estrema volgarità. Oh. E vieni qua. Sì, ma si mette in automira del cazzo da solo. Ma non sa giocare. E sopra c'è una piuma. Sopra. L'hai vista? Proprio Ah, è vero, là. esattamente sopra dove ha ucciso questo ragno. E come la Là. prendo? Boh. Vuole prendere lui. Oh, Bella, è mamma vero. mia! E manca Poi stabile. palle verdi, sarebbe il caso di farsi un controllino. Ma non abbiamo tempo. Devi spostare la statua lì che vedi là, mi sa. Ah, è vero. Quel piedistallo. Non si Forse sposta. puoi usarlo sia per attivare quella piattaforma lì, sia come sostegno per saltare. Secondo me conviene usarlo prima come sostegno per saltare.
No, mi sa che invece va messo proprio lì su quella piattaforma e fa qualcosa. Ah, vai, c'è sopra un legno. Forse puoi fare giù. Ah, cade pure, quindi è stata pensata questa cosa. Ok. E purtroppo non abbiamo il tempo per fare il controllo, perché se no scende la notte eterna e arriva Malefor e intanto non facciamo in tempo a prenotare la visita. Ma lei fa spoiler sul terzo gioco comunque. Sì, volevo dire il terzo gioco Spyro che si fa il controllo e mi cade nell'acqua. Che poi effettivamente in questo The Legend of Spyro sono, il gioco è collegato ma i boss finali sono sempre diverse, perché il primo è Cinerea che poi diventa buona, nel secondo non so neanche chi è ma immagino e diventa buona, nel terzo no, non lo so, nel terzo non lo dico. Comunque volevo dire che quando finirà il gioco potrei dire io ho preso 3 piume su 50. Hai visto? Spirito della merda, ti brighi. E vedi come puzza con l'aura verde lo spirito della terra e Shrek con l'armatura. Ho visto prima un video che mi ha fatto morire, di quella comica Maria Di Biase, non so se avete presente. No. Uh-huh. Che gli dicono praticamente, è un programma dove devono improvvisare, no? Tipo come quello di Ale France di qualche anno fa, buona la prima. E praticamente niente, gli dicono tipo, ma chi era? Fanno una finta interrogazione di scuola e gli dicono, ma chi era Silvia per Leopardi? E lei è solamente un'amica. Mi ha fatto morire dal ridere. E dice Hermes, pensaci a fare il controllo della prostata, Spyro, fosse un terraformista. A proposito di terraformisti, Domenico pensa che la terra è piatta. No, quello lo pensi tu. Sono terraformisti, non terrapiattisti. Terraformisti sono... chi sono i terraformisti? I plasmatori terrestri, secondo la traduzione della Reignited Trilogy. Sì, quei pacchioni. Sì. Ah, con il piccolo. L'abbiamo ucciso. Ciao Spiro, immagino che tu sia qui per unirti alla festa. Beh, temo sia stata annullata da quando i plasmatori terrestri hanno fatto eruttare il vulcano. Esplodere il vulcano. Vaffanculo, è la stessa cosa. Scusa. Gli sta cadendo. Allora. Ma attraversiamo sto portale. Ma che cazzo, perché resta sempre con la mira di merda? Mi ha filmato. Aspetta, penso di averlo trovato. Ehi là, c'è qualcuno? Ehi, se c'è, non potremo, cioè, non svegliarlo? Perché abbiamo trovato solo cose che hanno cercato di ucciderci. Esponi il tuo cuore per evocare lo spettro. Domanda, se lo tiriamo fino a luna lo finiamo? Ti fa più paura. No. No. Lo sapevo, questo posto ci vuole morti. Dovevamo tornare indietro prima. Devo farlo, Sparks. Davvero? Vai avanti, esponi il tuo cuore e vedi cosa succede. Aspetta, non lo fare! Non puoi lasciarmi qui, in questo assurdo tempio della luna! Con questi muri che sussurrano e questi esseri striscianti! Vogliono farmi partecipare al loro spettacolino di mostri! Dove cazzo sono? Ignora Sparks, come è giusto che sia. Ma c'è un drago gigante. E Cineria. Ecco l'avatar. Oh no. Hanno riciclato un boss per farti fare tutti e quattro gli elementi di nuovo. E lo chiamano drago elementare. Ecco l'avatar, capirete. Che faccio? Me lo caccio dai coglioni? È il fuoco, quindi sì. Sì, ma senza morire però. Cambia elemento. Ah, cambia elemento proprio. Sì. Io non ho mai visto. Non ho mai visto questo gioco, quindi non so niente di quello che accade seriamente.
Vabbè, ma quando ci fermiamo, che questo gioco, a parte che manca ancora due livelli, ma poi è assai obbrobrioso. Ma lei sta pagando l'energia, tutto. L'energia. Usa l'energia. Io con il libro di incantesimi creo un mostro e uccido. Il libro della giungla. Ed eliminalo. Chiama le pompe funebri per Anthony. No. Chiamale per Domenico. Ho rotto il gioco. Basta uno sciroppo. Ma l'hai buggato? Sì. No. È tutto giusto. Mi ha fatto fare due su quattro. Si è aperta la porta. Ok. Ma se ritorno al centro lo riaffronto. Spero di no. Facciamo una prova? No. Ok. Aspetta, c'è un filmato. Sarebbe stato divertente, però. Vai avanti tu. Che cos'è? Penso che sia una lampada magica. Sussurra. Di là? Genio? Chi sei? È incredibile. Tutta la storia della razza dei draghi. Che ride. Sembra sia tutto qui. Lo è. È in buona parte. Hai sentito? Ha parlato a me? Le testimonianze in questa sala risalgono agli albori del tempo. Quasi. La Edo. Sì, Spyro. Sono io. Ti stavo aspettando. Sono bianco perché sono neutro. Oh, bene, spero non ti abbiamo fatto aspettare troppo. Siamo stati trattenuti da... voglio dire... Dai misteri tragici? È stato un male necessario. Dovevo essere sicuro, Spyro. Non ho avuto ospiti nel mio eremo da oltre Ma che figo lui. Anni. Poi fanno il redesign nell'alba del drago e lo rovinano. Che fanno? Sei qui da così tanto tempo? Lo cambiano. Oh, sì. Ed è più figo questo. Poi osservo e aspetto. E ascolto ciò che accadrà. E aggiungo ogni cosa ai libri del tempo. I libri. Ma quindi c'è anche nel terzo, non lo sapevo. Molte pagine non sono ancora state scritte. Ci sono anch'io. Posso vedere? Certamente. Questo è il tuo. Guarda. Vediamo. Hai già visto. Adesso glielo chiude in faccia il libro. Perché è nel mio libro? Gaul ha guidato l'attacco al tempio la notte in cui sei nato, quando Ignitus ha salvato il tuo uovo. E hanno preso quello di Cinere. Sì. Una sventura terribile. Oh! Hai visto questo tizio? C'era pure nel primo. Non c'è bisogno che qualcuno lo veda. Aspetta, questi libri prevedono il futuro? In parte, ma sono solo immagini fugaci. Ma che fuga? Allora voglio sapere cosa è successo a Cinerea. Spyro, tu non ti puoi. Ti prego. No. Devo sapere. Molto bene. La sua è una storia più oscura. Ma è l'asma. Spyro. Devi capire che quando è stata catturata da Gaul, è stata avvelenata e costretta a eseguire gli ordini del Maestro delle Ombre. Ha trascorso tutta la vita nelle tenebre. Non conosce altra via. E quando il Maestro delle Ombre tornerà, lei si arrenderà. Nessuno può resistere alla tentazione. Eppure il più forte. Non ci credo. Lascia che ti racconti un'altra storia. Posso sceglierla io questa volta? Tanto tempo fa c'era un drago dai poteri più grandi di quanto chiunque avesse visto o potesse immaginare. All'inizio era diventato maestro del fuoco, pur non essendo un drago di fuoco. Poi vennero il ghiaccio e il vento. Quindi io sono l'erede. Incredibili abilità. Mi sa che non parlano una di storia te. Familiare? Era un drago viola, come me. Il primo drago viola. All'inizio veniva incoraggiato e gli anziani gli trasmettevano spontaneamente i segreti della padronanza degli elementi. Ma il suo potere
era illimitato. La vera domanda è: perché far diventare Cinder adulta prima del tempo? A che scopo? Quando non fu più possibile fermarlo, venne esilio. Per essere maggiorenne. La sua nuova fortezza nelle montagne allestì un esercito, non di draghi, ma di scimmie, e insegnò loro a imbrigliare artificialmente il potere delle gemme, la nostra forza vitale. Ma intendi il maestro delle ombre? Sì. E nel suo oscuro isolamento, il peso stesso della sua malvagità spaccò. Ecco il plot twist. Il maestro delle ombre è un drago viola come Spyro. Un pozzo di disperazione per le anime perse di questo mondo. È del boss finale di sto gioco. Creato dallo stesso mostro che cerca di uscirne. Ma tu hai detto che l'Eclissi avrebbe permesso agli spiriti di fuggire solo per un breve tempo. Sì, ma se ci fosse uno spirito abbastanza potente. Come possiamo fermarlo? Non c'è alcun modo. Così è stato scritto. Allora perché ci hai chiamati qui? Non capisco. Era solo, voleva superare compagni. La tempesta in un luogo sicuro. Non è una sorpresa, l'ha letteralmente detto lui in questo dialogo. Che ne sarà degli altri? Rischiano la loro vita. Sì, per gli altri temo il peggio. E Cinerea? Devo restare qui seduto a far niente mentre lei sta con loro? Vediamo se la azzecco. Sì. No, tu continui a dirmi di scegliere il cammino. E Cinerea, allora? Lei non può scegliere. Devo tentare. Io vado e tu non puoi fermarmi. Allora non lo farò. Ho aspettato troppo a lungo per vederti partire dubbioso e amareggiato. Hai bisogno di una mente sgombra e di un cuore puro per affrontare il male che consuma quel luogo. So che questo non è il cammino che sceglieresti per me, ma devo seguire la mia strada e fare quello che è giusto. Eh sì, Spyro. Ti mostrerò la via, ma devi affrettarti. L'ora buia dell'eclissi si avvicina e la rapidità è il tuo unico alleato. Molto bene, almeno saprò perché sono morto. Il piano consiste nel vagare nella Terra delle Ombre e affrontare un esercito di malvagi che cercheranno di ucciderci per liberare un'altra creatura malvagia che ha già tentato di ucciderci! Sono carico! Andiamo! Facciamolo! Mi sa che siamo quasi alla fine. Quindi ce la facciamo in un'ora? No. Cosa che vuol dire così alla fine? Che potrebbe, questo dovrebbe essere uno degli ultimi livelli. È un tempio. Una montagna. Allora passiamo a Clonoa. Sparks, non sei costretto a venire con me. Dopo non penserò male di te se resti qui. Preparati, Parsec. Non se ne parla. Non mi perdo l'occasione di vivere i miei incubi peggiori. Certo. Ma che sto dicendo? Ok, prossima volta partiamo da qui. È stato bello vedere Sparks sotto la grandine. Ok. Bella l'ambientazione di questa neve, mi piace la neve, ma vorrei dire una cosa che non ho capito perché Stefano parlava sopra, io non ho mai capito la trama di questo gioco. Quindi Malefor, cioè il cattivo che sta dietro tutto, è tipo un drago come noi, cioè un drago viola che ha... Come noi, diciamo, come te. Eh? Come noi, persone, umani. Dai, Domenico, dico che come Spiro, cioè, possiede tutti gli elementi, però si è dato al lato oscuro e vive in questa montagna nella Terra delle Ombre. Praticamente sì.